14 mesi, ragazzi, 14 mesi chiusi. C'è chi disobbedisce perché a questo punto, anche se è vietato, io apro. Noi abbiamo bisogno di lavorare. E c'è chi si mette alla testa del corteo dei ristoratori, ma è un militante di Casa Pound. Lasciateci arrivare a Montecitorio. C'è chi è sceso in piazza per togliersi la mascherina. Libertà! Libertà! E c'è chi per scendere in piazza di mascherine se ne è messe due. Siamo fermi da un anno, i miei 8 dipendenti tutti in casa di interrazione. Ristoratori e no, per alcuni la rabbia è solo un pretesto per disobbedire. I disobbedienti del 14° mese di pandemia dicono che sono pronti alla morte, come se i morti che si contano ogni giorno da 14 mesi non bastassero già. Se decidiamo di andare avanti solo per fasce di età, quando avremo finito le fasce di età, l'economia italiana sarà morta. Ma una cosa è il rigore, un'altra cosa è la stupidità. Chi promette vaccini alle categorie produttive, chi isole Covid-free. Disobbedienze per ora solo annunciate contro il governo di Mario Draghi, che con l'esercito e la protezione civile doveva portare l'Italia unita fuori dalla pandemia, ma per ora non ha abbastanza vaccini per stare ai patti e così rischia di diventare solo un altro capro espiatorio di malesseri che attraversano la penisola da Palermo ad Aosta. E se è rosso, deve essere rosso per tutti! Alessandra, riparto da...